Buongiorno ragazze, sono tornata con il video dei terminati casa che vi sta piacendo un sacco. Allora, premetto che non ho tante cose perché sto per terminarne tantissime, ma sono tutte a mezza via. Quindi vi faccio vedere solo quello che in realtà è terminato. Sono pochi, ma mi farò perdonare con i prossimi terminati casa. Ho terminato questo cura lavastoviglie. Allora, questo si mette. Cioè, serve per fare il lavaggio della lavastoviglie quando è vuota, non ci sono piatti all'interno. È attivo già a 65 gradi. Lo mettete a testa in giù nel cestello delle posate e fate fare un lavaggio a vuoto di 65 gradi, di almeno 65 gradi la lavastoviglie. Esce perfetta, però se vi posso dare un consiglio, questa è dalla W5, lo prendo al Lidl. Diciamo che sono buoni un po' tutti, quindi a questo punto compro quello che costa di meno. Questo spesso c'è nel pack da 2, quindi è super conveniente. L'unico che proprio ho provato e non mi è piaciuto per niente è quello della Winnix. Questo invece mi è piaciuto di più. Io lo utilizzo perché spesso faccio delle lavastoviglie abbastanza a basse temperature, quindi ogni tanto bisogna dare una rinfrescata ai filtri. Un consiglio che vi voglio dare è, prima di utilizzare questo, smontare il filtro, pulitelo bene con un vecchio spazzolino da dente o con una spugna, dipende come è fatto, insomma, il vostro. Sciacquatelo in acqua bollente, lasciatelo a bagno magari con un po' di detersivo, lavatelo per bene perché così la pulizia viene ancora più accurata. Calcolate che però io non ho, vi dico che è buono anche questo, però calcolate che io ho il depuratore. L'addolcitore, depuratore, quindi la mia lavastoviglie non ha calcare, quindi non ne ho mai provate di grosse altre marche, due o tre marche, le trovo un po' tutte equivalenti, quindi compro di solito quelle W5 perché sono quelle che costano meno, su quel discorso. Per quanto riguarda sempre la lavastoviglie, continuo a comprare e a ricomprare, anche se in tramezzo ogni tanto faccio dei tentativi per cercare di trovare qualcosa di ugualmente efficace a un prezzo minore, ma impossibile. Le migliori di tutti per me sono le Fair, ne esistono di tre tipi: Fair, Platinum, Extra Platinum e Original, credo che ci siano tre tipi. Io ho preso queste Platinum All in One perché c'erano quelle in offerta. E adesso ne sto utilizzando una confezione da 120, quindi anche qui, come vi dicevo, andrà a finire nei prossimi terminati. Ce ne sono all'interno 25 in questa confezione qua. Io le ho sempre comprate, le compro solo al Lidl perché quando sono in offerta faccio scorta perché negli altri supermercati costano dei prezzi impossibili. Ieri sera ho lavato in lavastoviglie una teglia in Pyrex dove ho fatto dei pomodori al forno senza la carta forno sotto e c'era dell'olio ed sapete che il pomodoro fa poi tipo quella crosticina quando si attacca nel fondo e c'era anche del formaggio. Poi non l'ho lavata subito, abbiamo cenato, ho rimesso tutto in frigo perché non li ho mangiati tutti. Il giorno dopo ho riscaldato, non nel forno, nel microonde. E li ho mangiati e li ho messi così come erano, non ho neanche dato giù il pane perché c'era anche del pane sopra, tipo gratinati. L'ho messa dentro e ho detto con mio marito: se viene pulita questa, non cambia mai più. È venuta fuori, era perfetta, non c'era neanche una briciolina. Perfetta, perfetta. Provatelo e non ne potrete più fare a meno. È eccezionale, vale tutti i soldi che costa. Magari fate la piena bombata la lavastoviglie proprio quando è piena 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 per risparmiare, fate un lavaggio a bassa temperatura, calcolate che io faccio il lavaggio quello veloce che dura mezz'ora ed è venuto tutto perfetto, quindi mezz'ora, 40 minuti, sì, insomma che dura poco, costano, ma io ho provato il liquido, è ottimo anche il liquido, però queste veramente secondo me sono imbattibili. Poi ho terminato, questo cos'era? Non mi ricordo, dove era la carta igienica? Allora, c'era una carta igienica di cui io vi volevo parlare, io non mi ricordo più se questa è Nikki, non vorrei dire Elite la Grande, non mi ricordo se era questa qui, no, non sono sicura, non voglio andarvi a dire una cosa al posto di un'altra, l'avevo preso un rotolone che era enorme, ma non solo come lunghezza. Ecco, era questo, perché infatti dice, ecco, questo non ci sta nel mio portarotolo, io ho un portarotolo standard, è troppo grande, ma non è che non ci sta, nel senso che non ci entra, perché il buco lo dove infili c'era la rotellina, no? Infilate, questa è la carta igienica, fate così e lo infilate dentro. In larghezza, mettete che sia, non so, dico un numero a caso, 10 cm, e
10 centimetri, ma come faccio a metterla dentro che poi devi tenere spinto in modo che incastri quel tubino? Non so se avete capito. Insomma, ho fatto una fatica a finire, non vedevo l'ora, ma io la comprerò, aspettate che la memorizzo. Miki, qua dice, è la carta igienica dermatologicamente testata con un foglio più alto, e ce ne siamo accorti, perché l'avete fatto più alto? Cioè, non ho capito. Per offrire maggiore praticità e sicurezza, praticità neanche un po', tutti i giorni. La sua particolare trama lo rende morbida e delicata, offrendo il massimo comfort. Inoltre, lo strappo di maggiori dimensioni consente un consumo più efficiente. Comodo e sicuro e conveniente. Invece alla fine non è stato, non abbiamo neanche fatto economia perché era talmente grande che non usavo a chili e dove come sono pezzo di carta, vado a prendere quella carta igienica là perché non vedevo l'ora che finisse. Quindi no, 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 no. Poi rimaniamo in tema, no, parliamo di questo. Allora, questo è un deodorantino per ambienti che avevo comprato da Lidl, è della marca RW5. Praticamente questa qui è una palla, non so se c'è una foto qui, è una pallina fatta così che si apre a metà e poi dentro ci vanno due, ci sono, quella confezione, ci sono due dischetti che vanno infilati dentro, uno in un momento, poi quando fa più profumo l'altro. Allora, io non, sinceramente non ho capito, non l'ho tanto capito come prodotto, nel senso che se tenevo chiuso il garage, l'ho messo sulla l'asciugatrice in garage, perché in bagno non si sentiva niente, io ho un bagno piccolo. Poi quando l'ho messo in garage ho iniziato a sentire odore. Allora l'ho rimesso di là e non si sentiva niente. Ho cambiato il dischetto e si sentiva per un po', delle volte sì, delle volte no. Io non ho capito bene cosa che facesse profumo a questo punto, perché mi è venuto anche il dubbio, perché avevo il secchio delle cose da lavare col mocio, no? Lì ho detto, ma è il detersivo o è questo che fa odore? Cioè, è il detersivo del secchio o è questo? Hanno usato, no, è questo. Delle volte lo sento, delle volte non lo sento. Insomma, io non lo ricomprerò. A me non mi ha convinto. E non costa neanche pochissimo. Poi ho terminato i miei panni Swiffer, questi qui XXL, per me sono i migliori. Io ho anche la scopina, naturalmente, XXL. E mi piacciono tantissimo. Niente a che vedere con tutti gli altri panni. Per me gli altri panni possono sparire dalla faccia della terra. Io compro solo questi, cerco di comprare quelli che sono in offerta e comunque gli altri una volta sporchi non appiccicano più. Questi qui li sfilocchiate dallo scopino, no? Quando è pronto li togliete, lo pulite un po', lo utilizzate X volte finché non è proprio sporchissimo, che è indecente, lo buttate via. Calcolate che io non è che, a me dispiace anche inquinare, però adesso ho un giorno, un bel po' di tempo, anni, ho il robottino per pulire per terra, quello dell'LG, il Roomba, no Roomba, com'è che si chiama? Hot, non me lo ricordo più, comunque, è tanti anni che ce l'ho, inizia a scantinare un po' la batteria, però nel senso che non dura più così tanto, però uso quello, gira per casa, fa tutto lui, stracomodo, c'è una spesa da fare, ragazze. Se avete poco tempo e volete sempre avere i pavimenti puliti, compratelo perché è eccezionale. Poi, ultimo cosa, sempre per il water, sono queste qui, adesso mi è tenuta una a farvi vedere, queste cose che si mettono nel water. Questo qui fa un odore micidiale, veramente. Credo che sia uno dei più profumati che abbiamo preso, questi qui, queste gabbiette, chiamiamole così, che si mettono nel WC. Questa è della Duck, quindi Johnson, CSCA Johnson, e la confezione ce ne sono due. Anche questo è uguale. Li avevo comprati in offerta da Lidl, li ho pagati, erano in offerta 1,89 euro, che non è poco, quasi 90 centesimi l'uno. Erano in offerta 1 euro, cioè erano in offerta quel prezzo di più, li ho trovati ribassati con l'etichetta del 30% a 1,32 euro. Mi piacciono, li continuerò a prendere. Poi avevo trovato anche questa confezione, che non erano male neanche queste qui, hanno la forma tonda così a pallina della Bref. Ce n'erano dentro un bel po', 4 mi sembra. Bref Power Active, anche queste non mi sono dispiaciute, queste hanno anche il 50% di effetto anticalcare, come vi dico io il calcare non ce l'ho, quindi non vi so dire, mi ha dato solo la sensazione che queste qui durino di meno rispetto a queste qui della Duck, però prendete con la pinza queste informazioni perché io le ho utilizzate, queste qui della Bref, in quelle settimane dove c'erano 40 gradi, quindi può anche essere che si siano sciolte più velocemente per quel motivo lì, non lo so. Però diciamo che anche qui sono tutte, diciamo, buone.
Ecco ragazze, io non ho altro da farvi vedere, mi dispiace, ho tante altre cose beauty, tantissime, e anche alcune cosine d'altro sole da mostrarvi. Comunque facciamo un altro video così dividiamo per argomento, voi seguite solo quello che vi va. Se il video vi è piaciuto lasciate un like e niente, un messaggino che mi fa sempre tanto piacere. Scusate, sono anche un po' spettinata oggi, spesso, e spero che il video vi sia piaciuto, lasciatemi un like. E un commentino e condividetelo sui vostri social se mi volete aiutare a crescere. Io vi mando un bacione e ci sentiamo presto. Ciao, fatemi sapere anche voi dei tessuti di lavastoviglie, in particolare WC. Abbiamo parlato di lavastoviglie WC praticamente. Ho lavato questo mese, però ho delle confezioni grandi che vi voglio far vedere. No, aspettate, ho dimenticato una cosa. Mi stavo dimenticando di questo, era finito in mezzo alle cose beauty, è l'ammorbidente Lenore Elixir Sogno di Calabria, ispirato a bergamotto e aloe vera. Ho comprato anche l'altro, quello nella confezione arancioni e agrumi di Sicilia, mi sembra che fossero, però questo è il mio preferito. Nonostante a me piacciono le profumazioni agrumate, quello là non mi convince, questo è strepitoso, provatelo, rimane molto 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 sui capi, soprattutto quelli sintetici, ma come tutti gli altri ammorbidenti. È buonissimo, l'ho ricomprato, lo vedrete anche nei prossimi terminati. Non lo sono riuscita a trovare, cioè io cerco ma non l'ho trovato in giro, il favoloso al cocco, non lo trovo più, l'avevo usato, non mi era dispiaciuto, però questo di gran lunga era migliore, il migliore è quello che gli si assomiglia un po' di più come durata e come profumazione un po' così frizzantina, agrumata, è quello di Coccolino, che vedrete che è una confezione enorme, anche lì lo vedete nei prossimi terminati. Io vi mando un bacione. Ci vediamo presto. Ciao!